oltre alle grandi estinzioni. Vi sono stati periodi in cui si sono verificate estinzioni di minore entità. Fra le piccole estinzioni si possono annoverare quelle avvenute 2, 11, 35, 39, 90, 95 e 170 milioni di anni fa. Per spiegare queste estinzioni sono state proposte diverse ipotesi. Una prima suggerisce un ciclo di piccole estinzioni ogni 26-30 milioni di anni. È difficile datare accuratamente i fossili al fine di produrre risultati affidabili. Ma molti studi di questa ipotetica periodicità suggeriscono che altre estinzioni minori sono state separate da periodi di tempo di solo 10 milioni di anni. Una seconda suggerisce invece che il ciclo di estinzioni sia stato causato da una non ancora osservata stella binaria compagna del Sole chiamata Nemesis. Essa, periodicamente, influirebbe sulla nube di Oort causando la deviazione di diverse centinaia o migliaia di asteroidi e comete verso il Sole. E di conseguenza verso la Terra, una volta ogni 26 milioni di anni. Una terza, nota come ipotesi di Shiva, suggerisce che l'oscillazione del sistema solare attraverso il piano galattico provochi come risultato un anomalo e intenso flusso cometario. La quarta ipotesi, un lampo gamma, una stella esplosa vicino al sistema solare. Di tutti questi fenomeni in passato sono successi, e potrebbero succedere ancora. Nel prossimo video, parleremo della più grande estinzione di massa, soprannominata la Moria, dove il 96% della vita sulla Terra fu sterminata. Ciao al prossimo video.